Salve ragazzi, qui del 38, come va? Che si dice? Siamo su Marvel Spider-Man 2. E sì, finalmente sentite la mia candida, bellissima, splendissima voce. Posso dire che mi dispiace che non avete sentito la mia voce nel primo video, però forse per molti è stata una cosa bella. Però è un peccato perché avete perso tutti i miei attimi di realizzazione su certe cose. Per esempio, quando Sandman mi colpiva, pensavo che era una cinematica, invece era proprio quando mi colpiva e mi faceva proprio male. Qua si vedono i volti dei due personaggi, si vede un cambiamento, un rinnovo di Michael Myers, beh, Halloween ragazzi, scusatemi, volevo dire di Miles Morales, anche il volto di Spider-Man, di Peter Parker. Sì, c'è pure da dire che ci sta tutto, perché ragazzi, Peter Parker è la versione riaggiornata di quello della Remastered, ecco, mettiamola così. E andiamo. Allora, io vi rispiegherò tutte le stesse cose che ho detto nel primissimo video, che purtroppo non avete assistito il modo di Che parlare. casino! Marco, cosa ti ha preso? Ok. È bello sentire tutte le voci dei personaggi in zona. Allora, una cosa devo dire, quando la gente ha detto, ma il gioco può girare su... Madonna, che casino. Un bordello. Stavo dicendo, oddio, rianimate a quel tizio, con le cuffie oltretutto. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per fornire assistenza medica, riparo e supporto all'evacuazione degli edifici e dei negozi danneggiati. Ci sta tutto. Bene ragazzi, noi giochiamo perché hanno fatto secondo me un bel lavoro e dobbiamo analizzarlo. Eccoli lì. Ti ho preso, resisti! Tutto ok? Ora sì, grazie mille. Ehi, al capo serve una mano! Ah, bellissimo, ho dato che potevo così. E arrestato. Resta da appurare il perché della sua furia distruttrice. Giustamente. Andiamo per di qua. Ho Spider-Man, hai un secondo? sentito una voce, ma non so dove sei. Ah, qui. Mi ha chiamato la centrale, ma la linea è saltata. Dobbiamo subito portare i soccorsi. Subito, capo. Ma guarda un po'. Siamo. Signor Parker, mi serve aiuto per sistemare l'app. Dimmi tutto. Vai sul tetto dell'edificio tra Ward e Lafayette. Qual è il piano? Ci vorranno ore prima che le infrastrutture tornino a funzionare. Ci serve una rete tutta nostra. Ambizioso! Da quanto tempo ci stai lavorando? Lo sognavo da quando ero in seconda media, ma il piano vero e proprio è di 2 minuti fa. Ok, quindi con la... Ok. Deve esserci un lanciadroni qui attorno. Che cos'è questa roba? Ricerche sull'ambiente per una startup. Il lanciadroni serve per i sensori d'alta quota. E questa startup ci ha autorizzati? Sì, ho parlato con il capo. Tipo in gamba. Non vedeva l'ora di aiutare Spider-Man. Ok. Ok, dimmi cosa fare. Hai ancora la stampante 3D nei lanciaragnatele, giusto? Devi creare una cosa alla svelta. Ti ho inviato i progetti. Sul serio? Ce li ho. Sono dei spider droni, praticamente. Sembrerebbe un drone. Noi non spiamo la gente.
Oh, no, no, no. Segue solamente i newyorkesi che inviano messaggi all'app. Il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati. AMCO. Ho appena creato un amico. Esatto. In seconda media ero un portento. Ok, ora, come lo facciamo volare? Ci sono molte interferenze, quindi cerca di seguire il percorso indicato sul visore. Io provo a potenziare il segnale. È la Madonna, la velocità! La rete è tornata attiva. Invio una notifica agli utenti. I rapporti dovrebbero arrivare a momenti. Delinquenti, eh? Funziona! Di nuovo in pista. C'è proprio qualcuno là in fondo, eh? Allora, mi dice... Sì, aspetta. Ecco, eccolo. Oh, finalmente! Oh, allora, giustamente... Vabbè, ti spiega un attimo la base, ok. Ah, puoi scegliere uno dei due o tutte e due, tutte e due. Meglio questa. Ah, hai capito. Li ho stati tutti. Ah, e questo invece è a coppia. Questo lo devo fare, eh. Ok, credo che mi dedicherò tutti a sbloccare quelli a coppia, a entrambi. Con gli Spider-Man un punto interrogativo per ora. Con lui avevamo un po' di roba interessante. Vabbè, mi sono concentrato su delle... Ok, invece tecnologie... Bello, questo l'avevamo visto. Vedete cosa ho sbloccato a lui? Tanta roba. Missioni. Ok. Fatto! È arrivato un rapporto. Vieni indietro! Forza! Così! E la Madonna quanto è indietro! Troppo indietro. Abbiamo tutto il tempo. Gli sbirri sono distratti dalla sabbia. Ripuliamo questo posto. Dai, carichiamo. È qui! Distruggiamolo! Furti d'armi? Non se ci sono io! Ti sistemo io! Si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui? Ah, bel colpo! Penso che lancerò una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche. Non mi capisci. Lo so, un club dei complimenti. Non fanno male a nessuno e sono gratis. Tipo... Oh, lei sì che incassa bene i pugni. Bravo! Ma hanno cambiato... Hanno cambiato il doppiatore. Senti come suona bene. Meno armi, più complimenti. Ti fermeremo ogni tosto! Sono fregato! Ragazzi, non mi hanno fatto nulla! Sul serio? Oddio, com'è morto questo? Cavolo, erano parecchi. Approfittare della sabbia che blocca la città. Chissà cosa gli è preso a Marco. Ne arrivano altri. Accogliamoli a dovere, in stile Spidey. Ok, di già. Mi costringe a farlo per forza, giustamente. Bello questo. No, no, eh.
Questo servirebbe. Vabbè, andiamo. Abilità. Ok, niente. Di già. Brutta gente. Che macchine belle. Sei una seccatura. Sì, è uno dei miei superpoteri. Ah. Gente, l'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Dammi un minuto, ti richiamo. Cavolo, tu non ce l'abbia con me. Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quello arrabbiato. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiato. Ma dai, ormai dovresti conoscermi. Quando è che mi hai visto arrabbiato? Vediamo. Era una domanda retorica. Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te. Ero arrabbiato con l'universo. Oh. Madonna, ragazzi, non mi hanno fatto nulla. E vabbè, ma le dinamiche sono spettacolari comunque. Andiamo. Ah, è vero. È okay, vero. L'app è quasi pronta. E già che c'ero, ho pensato di svecchiarla un pochino. Non perderci troppo tempo, deve solo raccogliere le richieste dei cittadini. Certo. Mentre la pace si aggiorna, ampliamo la rete. Ora sento Miles. Quindi c'è il cambio tra personaggi, lo dissero. Ehi, di là! Non riusciva a respirare. Miles, ci sei? Sì, dimmi. Raggiungi il tetto di quel palazzo. Ehi, sembravi stressato prima. I soccorritori. Tutto bene? Senza sosta per fornire assistenza. Beh, ci sono un mucchio di cose da fare. Ho fame e nel distributore sono rimasti solo cracker a basso contenuto di sodio. Ah, che schifezza. Me la caverò. Allora, sono riuscito a finire quell'aggiornamento per l'app di cui ti parlavo grazie a un amco. Ah, è vero, non puoi ancora capire la battuta. Tra un attimo sarà tutto più chiaro. Ok, guardate quanta gente. Io ripeto, su PS4 questo gioco non l'avrebbe mai preso. Comunque Sandman ha fatto un casino. Devo imparare. Aiuto, 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 aiuto. Bellissimo! Vabbè, ma hanno migliorato. Un aereo che vola. Beh, ok, ma che ci sono. Deve esserci un lanciadroni nelle vicinanze. Non vedo niente che somiglia a un lanciadroni. Forse è sotto la sabbia. Forse è qua. No. L'avevo capito. Ok, vedo il lanciadroni. E ora? Serve un amco stampato in 3D. Comunque non vedo l'ora di cambiare i costumi. Capito. AMCO. Fammi indovinare. Aereo mobile di collegamento. Quasi, ma ora non importa. Il punto è che usa segnali correlati su scala spazio-temporale. Calcoli in wireless. Sei un genio, Genki. Ah, ma dai. Ti ho inviato il percorso con la massima stabilità di rete.
Rispettalo e avremo il segnale necessario. Aspetta. Madonna. Oh. Ok, connessi alla rete locale. Oh, cavolo, non è facile. Rapporto in arrivo. Visto, vado subito. Hanno aggiunto... Allora. Spider-Man era al circolo delle armi. Sbrighiamoci prima che arrivi. Ehi, serve una mano? Tieni premuto. Lo sto facendo. Avete perso le chiavi? C'è un fabbro più avanti. Siete bravi a mettervi in tanti contro un blindato indifeso. Un blindato indifeso. Non ci va. E se invece di rubare provaste, che ne so, a dare una mano a salvare i cittadini? Oh, ci siamo. Mico, tutto ok? Sì, mamma. E tu? Sì, sono in centro ad aiutare Gloria col Fist. Oh, hai parlato col signor Sumida? No. Che dici, Moss? Spider-Man non ti farà entrare al college. Lo farò, mamma, promesso. Scappo. Basta scherzi. Servono le armi pesanti. Pesanti? Mamma mia, che ho brutto. In che senso pesanti? Quello pesante. E proprio. Esagerate. Ragazzone. E dire che dovrei essere a lezione di fisica a memorizzare equazioni astratte per situazioni ipotetiche. Forza! Preferisco questo genere di fisica. Mi butta male. È spacciato. Sparate al ragno! Non dategli retta! La battuta è stata stupenda. Comunque le animazioni sono migliorate. Vabbè, ma dai, ma che spettacolo. Ok, l'app è stata aggiornata. Dacci uno sguardo. Ragazzi, neanche un danno. Neanche un danno. Faccio schifo. Bel lavoro. Abbiamo una nuova richiesta. Genki, bel lavoro con l'app. Sarà utile a un sacco di gente. Grazie. Miles, sistemiamo le ultime richieste e torniamo a scuola. Gli Spider-Man sono riusciti a sconfiggere quella forza della natura che risponde al nome di Flint Marko. Ma a quale prezzo? Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti. Ma quale prezzo? Quale prezzo? Neanche le sei. Ma una cosa è certa. Abbiamo arrestato Marko e lo condanneremo al massimo della pena, in attesa di fare luce sull'accaduto. Grazie, capitana. Avete sentito? Sandman è stato catturato e arrestato. Resta da appurare il perché della sua furia distruttrice. E vedete che interessante quando si vede... Oh, la Madonna, che è successo? Spider-Man, salvaci! Aia. Un cristallo sfondatore!
Grazie. Qualcuno ha danneggiato un condotto del gas. Un cristallo. Controllo. Grazie, Spider-Man. Il cristallo è lì dietro. Non l'abbiamo toccato. Dove lì dietro? Lì? Che cazzo di verso è? Ho sentito un verso molestissimo. Comincio a stancarmi. Ok, ho parlato con i medici. C'è una specie di cristallo lì da te. Sì! I medici dicono che la mente di Marco è andata in pezzi. Letteralmente. Cavolo! E da dove vengono questi tizi di sabbia? Sono parti del suo subconscio che cercano di proteggere il cristallo. Ma c'è di più. Se riuscissi a trovare tutti i pezzi, dicono che forse potrebbero farlo tornare come prima. Essere un uomo di sabbia è complicato. Ok, Marco. Cosa stava proteggendo il tuo subconscio? Prima eravamo insieme. Poi a un tratto sono rimasto da solo. Un cristallo parlante. Ok. Sembra contenere un frammento dei ricordi di Marco. Nuova lore dedicata. Ok. MJ ha detto che ci sono altri cristalli sparsi in città. Devo tenere gli occhi aperti. Ah, ecco qua, missioni secondarie. Ehi, puoi sistemare l'ultima richiesta? C'è un VIP bloccato in una limousine. Ok. Interessante. Allora, dico interessante, ve lo spiego subito il perché. Interessante. Perché vuol dire che scopriremo qualcosa in più su Marco, essendo che... Oh, c'è una piscina. No, non è una piscina. Genki, Sumida è ancora lì? Sì, è con Eiri al momento. Sta cercando di prendere tempo, muoviti. Perfetto. Spero che mi aiuti con il saggio per il college. Non ci hai ancora messo male. Beh, visto che mi hanno già preso alla ESU, potrei aiutarti io. Nah, fai già troppo. E poi, se mi aiuti a entrare al college, continuerai a vantartene per secoli. Beh, questo è vero. Ah, ecco, è capriole. Aia. Dopo questo finiamo. Oggi sarà una giornataccia, lo so. Ehi, via da quella limousine! Ah! Ehi, ragno, prendiamolo! Andiamo! I paparazzi sono già una piaga! Se hanno le armi, poi! Fate proprio schifo, lo sapete! Spider-Man è in aria! Sono fregato! Non potremmo vivere ciascuno come gli pare! Ok. Vediamo come sta il passeggero. Ah. Aspetta. Poverino. Ospedale. J. Jonah Jameson. Devo dirlo a Spider-Man. John Jonah Jameson, poverino.
No, dai, dimmi chi fa la citazione. Va bene, signor Jameson, la porto subito in ospedale. Spider-Man, devi proprio vedere chi era il VIP nella limousine. Fremo dalla curiosità. Fammi sistemare questo idrante e arrivo. Signor Jameson, sono Spider-Man. Mi sente? Si è abbattuta la furia distruttiva di Sandman. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per fornire assistenza medica, riparo e supporto all'evacuazione degli edifici e dei negozi danneggiati. Sì, però qua... Bellissima, nuova dinamica comunque, ragazzi. Dai, tanto lo sentiremo. Quella... Hey, Spider-Man! Guarda chi c'è! Cosa? Dove sono? Spider-Man! Ciao, luce dei miei occhi, tutto ok? Aiuto! Mi hanno rapito! Cosa? No, io la sto aiutando! Fate una foto! Criminali mascherati rapiscono giornalista! Siamo le solite. Comportati bene con i dottori. Ma dai, è bellissimo. Non mi poteva fare sul momento, dai. Mi hanno rapito! Contro la mia volontà! Io non... No! Minacce! Voi due siete una minaccia! Ma J. Jonah Jameson non vi molla, capito? Non vado da nessuna parte! Ehi, dove andiamo? Dove stiamo andando? Mamma mia, le risate! Dove si trova? Preside Evans! Sì, sì, sono proprio Peter Parker. Mi scusi, c'è stata un'emergenza e... Ma arrivo subito, giuro! Se non è qui tra 10 secondi... Oh no! No! Presto! Non ci credo che l'ho fatto. Mamma mia, che casino, che bordello. Dov'è il signor Sumida? Oh, lui se n'è andato, ha parlato di vacanze. Cosa? È fantastico, Ailey. E mentre non c'eri, ho scoperto che mi hanno dato la borsa di studio Rand. Sul serio? Sì. Coso, vai forte. Gran giorno per tutti. Peccato che non c'ero. Oh no, non posso guardare. E non posso non guardare. Preside Evans. Sì? Abbiamo deciso di arrivare. Lo so che sembra imperdonabile. Sembra? E mi dispiace. Oh, è così? A lei sembra? No, lo so, è che... Tutto questo è ridicolo. È l'ultima cosa che avrei voluto e non si ripeterà. Ne ho avuto abbastanza. No, ecco, se solo basta lei... con le scuse. Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti, non di abbandonarli. È licenziato. Bello. Se sei Spider-Man, deve essere dura tenersi un lavoro. Ma di certo tu ce la farai. Mamma mia, Peter, che casino. Beh, completa missione. Ehi, mi spiace per il lavoro. Se ti può consolare, abbiamo avuto insegnanti peggiori. Posso aggiungerlo al curriculum? Senti, il New York Bulletin ha lanciato un concorso fotografico. Ho inviato uno scatto ieri. I soldi sono pochi, ma sono sempre soldi. È il giornale di Robbie Robertson. Un tempo lavoravamo insieme al Bugle. Penso di sapere cosa sta cercando. Grazie, Miles. Di niente. Se ho tempo, invierò qualche altro scatto anch'io. Robbie diceva sempre, non mostrarmi la città, mostrami New York. Allora, io la stoppo qui, ragazzi. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella, ragazzi.